Salve a tutti e benvenuti al tutorial numero 7 su Android. In questo tutorial andiamo a terminare l'applicazione che abbiamo iniziato nel tutorial precedente. Proprio nel tutorial precedente avevamo terminato dicendo che andavamo a modificare gli ID di tutte le image view, delle 8 image view che abbiamo creato nella nostra interfaccia grafica, quindi semplicemente modificando l'ID qui e mettendo il nome appunto relativo al pianeta. Perché facciamo questo? Perché così sarà più facile andarli a cercare poi nella classe R. Ricapitolando, anche qui abbiamo creato una corrispondenza tra l'oggetto grafico e l'oggetto all'interno del codice. Quindi creiamo 8 oggetti di tipo ImageView che tramite il metodo findViewById, quindi sostanzialmente trova un componente tramite l'ID che ti passo come parametro, ci restituisce appunto quell'oggetto grafico. Naturalmente questo findViewById può restituirci vari oggetti e noi dobbiamo quindi effettuare un cast, costringendo quindi questo ritorno ad essere un oggetto di tipo ImageView. Inoltre, ricapitolando, tutte le risorse si trovano in questa classe R e quindi accediamo a quella risorsa tramite r.id.nomeRisorsa. Qui abbiamo varie cose da fare. Innanzitutto dobbiamo effettuare l'import della ImageView, Android Widget ImageView, e poi dobbiamo effettuare il cast, come vi ho già detto, a ImageView. Io direi di fare un copia e incolla a tutte le 8 righe di codice. Ok, queste sono quindi le nostre righe di codice. Ora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo metterci in ascolto di un evento che è appunto il click, che può essere tanto il tasto del mouse, scusate, il tasto che il click del ta con il tasto, tanto il click con il touchscreen da parte dell'utente. Quindi dobbiamo creare un listener, ovvero un ascoltatore, che allo stesso modo in cui avveniva in Java, che creavamo un listener, add action listener è la stessa cosa, che quando riceve quindi quell'evento genera un toast, quindi un pop-up con la scritta che vogliamo, quindi con le informazioni che vogliamo. Quindi per ogni oggetto che abbiamo creato di tipo ImageView dobbiamo richiamare il metodo setOnClickListener, e all'interno andiamo a creare un oggetto della classe View che si chiama proprio onClickListener. Ok, all'interno dobbiamo innanzitutto effettuare l'import di View on click listener. Ok, metto in pausa e vado a vedere che errore è. Ok, non so che errore mi dava, adesso me lo dà, forse si era un attimo inceppato Eclipse. Comunque effettuiamo l'import di view e implementiamo tutti i metodi non implementati, che sono appunto l'override del metodo on click, che appunto registrerà catturerà l'evento del click, quindi col touchscreen o con i tasti, e genererà il codice che vogliamo. Adesso devo necessariamente mettere in pausa e riprendiamo appena posso. Ok, eccomi qui. Abbiamo creato l'override del metodo onClick, quindi semplicemente a questo punto possiamo creare un oggetto toast di toast make text, che è sostanzialmente una sorta di equivalente del setText sulle JText field che andavamo a creare in Java. Quindi crea un oggetto di tipo toast, e il testo, qui il metodo makeText riceve tre parametri. Il primo è sostanzialmente l'activity su cui deve essere su cui deve visualizzarsi, che è appunto mainActivity.this. Il secondo parametro è il testo che vogliamo stampare, ad esempio Mercurio con un bel punto esclamativo, e qui invece la durata, cioè l'intervallo di apparizione di visualizzazione del pop-up, che sarà length short. Ovviamente dobbiamo effettuare l'import di toast e a questo punto
siamo pronti a visualizzare poi il pop-up, quindi con il metodo show. Dobbiamo effettuare questa operazione per tutti gli 8 oggetti grafici, di tutti gli 8 oggetti image view che abbiamo creato precedentemente. Quindi adesso metto in pausa e faccio un bel copia e incolla come si deve. Ok, ho creato tutti gli 8 metodi. Io ho messo qua il commento. Qui si tratta soltanto di modificare questo nome e la scritta ovviamente nel pop-up. Quello Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno. Ah, qui non ho ancora modificato Urano. E infine Nettuno, e quindi questo è il codice che dovreste avere e lo lasciate così. A questo punto proviamo ad andare innanzitutto a salvare, se abbiamo salvato. Ok, clicchiamo su Window e Android Virtual Device Manager e proviamo a cliccare su uno dei due che abbiamo di default e start launch. Quindi andiamo a lanciare questo emulatore del Nexus 7 per provare la nostra applicazione. Dovrebbe metterci un po', almeno per quanto mi ricordo, a caricare. Si apre quindi questa interfaccia che è appunto un emulatore del Nexus 7. Quindi un attimo di pazienza e abbiamo creato praticamente la nostra prima applicazione. Quindi adesso, a meno che non crashi in modo imprevedibile, dovrebbe funzionare tutto per bene, anche perché è un'applicazione piuttosto semplice. Non vorrei dover mettere in pausa di nuovo. Ok, eccoci qui. Forse siamo a 7 minuti. Mi sa che nei prossimi tutorial, quando dovremo andare a, poi a testare la nostra applicazione, metterò in pausa e riprenderò quando l'emulatore sarà definitivamente avviato. Nel frattempo approfitto per dirvi che spero che sia stato tutto chiaro, di non essere andato troppo veloce e diciamo che non voglio dare per scontato che voi abbiate seguito i tutorial di Java, anche se ve lo consiglio perché è decisamente più facile. Adesso andiamo a sbloccare il nostro emulatore, clicchiamo qui sul pannello delle applicazioni e dovremmo avere Main Activity, suppongo. Facciamo doppio clic. No. Non è questa. Non ho la minima idea di come si esca. Ok, si esce così. No, non è presente la nostra applicazione, quindi chiudo tutto, metto in pausa e evidentemente mi sono dimenticato qualcosa, quindi ci vediamo fra un attimo. Ok, in modo molto cretino io non l'ho né compilata né niente, quindi dobbiamo cliccare su Run, quindi su questo tasto Start, cliccare su Android Application e ok, che dobbiamo ovviamente compilarla e generare il file APK. E a questo punto dovrebbe essere stata. Ah, ecco qua, lo lancia in automatico il Nexus 7. Ok, quindi un attimo ancora di pazienza. In realtà dovrei essere già a pranzo, però facciamo finta che non sia successo niente. E attendiamo che si ricarichi questo benedetto emulatore. E quindi ovviamente abbiamo dovuto compilare e generare tutti i file necessari, perché come avete visto non trovava il file sistemasolare.apk. Sperando che sia tutto a posto stavolta. Il tutorial è venuto un po' più lungo e vabbè, non fa niente. Tanto io faccio sempre finta di niente nell'imbarazzo che ho quando le cose non vanno come previsto, ad esempio quando mi dimentico di compilare, che per un programmatore è praticamente la morte sua. Ok, eccolo qui il nostro emulatore, andiamo a sbloccare la schermata, andiamo nel pannello delle applicazioni, cliccando su questo quadratone, e dovremo trovare l'icona Sistema Solare, che ovviamente non c'è di nuovo.
Non lo so dove. Ah, eccolo qui, sistema solare. Doppio clic. Anzi, un solo clic basta e avanza. Proviamo a cliccare sulla nostra. Ed eccolo qui. Sulla prima immagine esce sotto in basso Mercurio. Qui esce Venere. Terra, eccetera, eccetera, eccetera. Se volete poi potrete fare la seguente cosa. Chiudiamo l'emulatore. Andiamo in computer. C utenti Carmack Workspace cartella sistema solare bin. Qui abbiamo il sistema solare.apk, che è il file che potete trasferire sul vostro cellulare, poi andarlo a installare andando nella cartella dove l'avete inserito, cliccate, lo installa in automatico e poi potete eseguirlo e vedere come la esegue sul vostro cellulare, perché probabilmente la grandezza dello schermo è diversa a seconda del dispositivo. Quindi per questo tutorial anche è tutto, sono venuti purtroppo 11 minuti e ci vediamo al tutorial numero 8.